Perfetto, registrazione attiva. Ottimo. Direi, visto che abbiamo aspettato alcuni minuti per dare tempo, non farei nessuna introduzione particolare se non per il fatto che questo è l'ultimo Journal Club prima della pausa estiva, ma che abbiamo già argomenti diversi per la fine dell'estate e l'autunno. Quindi proseguiamo, sono molto curioso di vedere il Journal Club di oggi, argomento molto importante clinicamente. Sì, argomento molto importante e molto attuale, vedremo anche perché. Ovviamente io non sono Marianna Tancredi, che è la nostra collega che ha dovuto fare la presentazione, che purtroppo ha avuto un problema, un imprevisto dell'ultimo momento, quindi la sostituirò in corsa. Oggi parleremo del vadadustat nello specifico, che è una delle terapie emergenti nel trattamento dell'anemia nei pazienti con insufficienza renale cronica. Come viene definita l'anemia dalle linee guida KDIGO del 2012? Viene definita come un livello di emoglobina sierica inferiore ai 13 grammi decilitro nei maschi e inferiore ai 12 grammi decilitro nelle donne di età superiore ai 15 anni. Questa definizione non è cambiata dal 2012, anche perché non sono uscite delle nuove KDIGO sul trattamento dell'anemia. Da allora ci sono state delle conferenze, delle controversies conference da allora, ma non è stata cambiata la definizione di anemia nell'insufficienza renale cronica. A cosa è dovuta l'anemia nell'insufficienza renale cronica? Un meccanismo abbastanza complesso che vede coinvolti diversi attori. Il rene ovviamente svolge un ruolo preponderante in quanto organo che secerne che produce e secerne l'eritropoietina, che stimola a livello del midollo osseo l'eritropoiesi. Sono coinvolti tanti altri fattori, dicevamo, come l'eccidina prodotta a livello epatico, il ferro, fondamentale nella costruzione del gruppo M, che poi permette ai globuli rossi di trasportare l'ossigeno, e come possiamo vedere è coinvolta l'infiammazione, quindi il sistema immunitario, è coinvolto il sistema gastrointestinale, spesso causa di perdita di eritrociti e di conseguenza di una riduzione, causa di una riduzione dell'emoglobina. Il trattamento dell'anemia nei pazienti con insufficienza renale cronica si è sempre basato su tre terapie fondamentali: le trasfusioni di sangue, ovviamente, la supplementazione di ferro, è infatti molto comune una sideropenia nei pazienti con insufficienza renale cronica. Ho un problema nell'utilizzo delle riserve marziali legato allo stato infiammatorio e allo stato uremico. E infine i cosiddetti agenti stimolanti dell'eritropoiesi, gli ESAS. Il primo studio riguardante gli ESAS risale agli anni 80, se non erro, sì, 1987, è stato condotto da Eschbach. Riguarda la correzione dell'anemia in pazienti con end-stage renal disease attraverso l'utilizzo di eritropoietina umana ricombinante. Da allora gli ESA sono diventati una delle colonne portanti, un cornerstone del trattamento dell'anemia nei pazienti con insufficienza renale cronica, in dialisi, quindi con end-stage renal disease, o anche in stadio predialitico. Cosa è cambiato dagli anni 80 a oggi? Fino a poco tempo fa sostanzialmente nulla. Negli ultimi anni però una nuova classe di farmaci è salita alla ribalta, sono i cosiddetti stabilizzatori del fattore inducente l'ipossia o inibitori della proidrossilasi. Questi farmaci sono stati sviluppati in seguito a una scoperta fatta da un gruppo di scienziati che è valsa addirittura il premio Nobel nel 2019, e cioè quella di un pathway, quello del fattore inducente l'ipossia, che è fondamentale nella produzione dell'eritropoietina. Sostanzialmente, quando il sangue è in uno stato ipossico, quindi le persone insomma, si trovano in delle condizioni con una bassa pressione di ossigeno, il fattore inducente l'ipossia lo percepisce, induce nelle cellule renali una grande produzione di eritropoietina, soprattutto nelle cellule specializzate nella produzione di eritropoietina. Poi
Questo è stato uno dei, come dicevamo appunto, questa scoperta, la scoperta di questa via di trascrizione valsa il premio Nobel ai suoi scopritori. Questi sono stati definiti, questo meccanismo è stato definito come sensore dell'ossigeno, un sensore in grado di attivarsi in situazioni di ipossia ed è regolato appunto da questi enzimi che abbiamo nominato precedentemente, che sono gli enzimi prolil-idrossilasi. Qui più nel dettaglio possiamo vedere come in condizioni di normossia, quindi in condizioni di quantità normale di ossigeno, il fattore inducente l'ipossia sia legato agli enzimi prolil-idrossilasi, che sono appunto in uno stato di, sono legati appunto a dei gruppi ossidrilici e inattivano sostanzialmente il fattore inducente l'ipossia. In condizioni di ipossia, quindi riduzione della pressione parziale dell'ossigeno, le prolil-idrossilasi non sono idrossilate, l'HIF è in grado di traslocare all'interno delle cellule secernenti l'eritropoietina, si lega col fattore inducente ipossia beta, formando un dimero costituito dal fattore inducente ipossia alfa e fattore inducente ipossia beta. Questi entrano all'interno del nucleo cellulare, inducendo la trascrizione dei geni che codificano per l'eritropoietina, inducendo quindi la produzione dell'eritropoietina. È proprio a questo livello che agiranno gli stabilizzatori del fattore inducente l'ipossia. Quindi, in una condizione di normossia, permetteranno che si crei esattamente la stessa situazione che fisiologicamente si crea nelle situazioni di ipossia, inducendo di conseguenza la produzione dell'eritropoietina. Sono diversi gli stabilizzatori del fattore inducente l'ipossia in fase di studio. Tre di questi, che sono i primi tre, roxadustat, vallatustat e daprodustat, hanno concluso gli studi di fase 3, gli altri studi sono ancora in corso. Per quanto riguarda roxadustat, sempre sul New England Journal of Medicine, sono stati pubblicati due studi riguardanti l'utilizzo del roxadustat nei pazienti non in dialisi e nei pazienti in dialisi. Per quanto riguarda il vadadustat, i due studi sono stati pubblicati successivamente, fine aprile, e per quanto riguarda il daprodustat, lo studio di fase 3 si è concluso 5 giorni fa. Perché faccio queste specifiche temporali? Perché è notizia dell'altro giorno, del 15 luglio, come potete vedere in questo articolo, che il roxadustat, che è il primo di questi tre farmaci ad aver concluso lo studio di fase 3, è stato bloccato dall'FDA, la sua approvazione è stata bloccata dall'FDA, che ha richiesto maggiori dati sulla sicurezza. È curioso notare come il daprodustat, il cui studio di fase 3, diciamo, si è appena concluso, l'azienda produttrice, cioè GSK, ha reso noto che lo studio si era concluso il 16 luglio, cioè il giorno successivo. Non sono ancora disponibili i dati, ma è stato già annunciato che il farmaco ha un ottimo profilo di sicurezza e funziona benissimo, probabilmente per non spaventare chi ha assistito, diciamo, al blocco dell'approvazione del roxadustat. Ecco appunto, quindi, fatte le dichiarazioni del CEO di GSK. Tornando a vadadustat, abbiamo detto quindi gli studi su vadadustat sono stati pubblicati, quindi gli studi di fase 3 su vadadustat sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine il 29 aprile di quest'anno. I due trial hanno uno stesso disegno. Sono due open label con un design di non inferiorità Allora, e sì. riguardano uno un confronto con la dapirolizumab alfa nei pazienti non in dialisi, quindi con CKD non in dialisi, e l'altro i pazienti con CKD in dialisi. Il disegno dei due studi comunque è sostanzialmente sovrapponibile. Lo studio che analizzeremo nello specifico è quello relativo ai pazienti non in dialisi. Vediamo il trial procedures, che è del tutto sovrapponibile peraltro all'altro studio gemello. Abbiamo un periodo di screening di 8 settimane, a cui seguirà poi la randomizzazione dei pazienti, una randomizzazione 1-1 a ricevere vadadustat e darbepoietina. Importante sottolineare che in realtà questa randomizzazione 1-1 prevede sì due gruppi di trattamento, cioè vadadustat e darbepoietina, ma prevede quattro sottogruppi. Difatti faremo un distinguo tra i pazienti non in dialisi che erano già in trattamento con gli ESAS e i pazienti che invece non erano mai stati trattati con l'eritropoietina. Dopo questa divisione all'interno di questi quattro gruppi assisteremo a un periodo di conversione di circa 23 settimane
un periodo di mantenimento dalle 24 alle 52 settimane e un periodo poi long term treatment nel quale, diciamo, si fa un follow up nel lungo termine dei pazienti che sono trattati. Qui in basso, non so se vedete la mia freccia, potete notare come il target di emoglobina da raggiungere variava a seconda dei paesi, a seconda diciamo, dei centri coinvolti. Adesso che i centri negli Stati Uniti avevano come target di riferimento un valore di emoglobina tra 10 e 11 grammi decilitro, i pazienti non negli Stati Uniti avevano un target tra 10 e 12 grammi decilitro. Questo sarà poi importante per la discussione finale, quindi valeva la pena sottolinearlo. Per quanto riguarda i criteri di inclusione, venivano inclusi in entrambi i gruppi, quindi quelli già trattati o non ancora trattati con gli ESAS, pazienti adulti, quindi di età superiore a 18 anni, con diagnosi di insufficienza renale cronica con filtrato stimato inferiore a 60 millilitri minuto, che non avessero, di cui non ci si aspettava un ingresso in dialisi nei 6 mesi prima dello screening. Il valore di ferritina plasmatica e di saturazione trasferrina previsti erano valore di ferritina superiore ai 100 nanogrammi millilitro e valore di TSAT superiore al 20%. Dovevano essere fatti chiaramente di misurazioni di folati e vitamina 12. Diciamo, sostanzialmente, dovevano essere escluse altre cause possibili evidenti di anemia. Ovviamente, dovevano essere in grado di prestare il consenso informato. Vediamo come per l'eleggibilità dei pazienti l'emoglobina variava a seconda che i pazienti fossero già in trattamento con ESAS o non lo fossero. I pazienti che erano già in trattamento con ESAS dovevano avere negli Stati Uniti un'emoglobina compresa tra 8 e 11, al di fuori degli Stati Uniti tra 9 e 12. Pazienti non ancora trattati con gli ESAS un'emoglobina inferiore a 10. Per quanto riguarda il trattamento con gli ESA, nei due gruppi di controllo, quindi, nel gruppo che era stato precedente trattato con gli ESA, sostanzialmente mantengono la terapia che stavano facendo. Nel caso in cui fossero trattati con un altro tipo di eritropoietina, venivano shiftati alla darbepoietina alfa con una dose equivalente. Per quanto riguarda invece i pazienti che non erano stati precedentemente trattati con ESA, no ESA within 8 weeks before randomization. Scusate, non capisco il senso di questo criterio di inclusione. Ah, ok, Credo che non sia. dovevano Credo. prendere l'eritropoietina nelle 8 settimane, non dovevano aver preso l'eritropoietina nelle 8 settimane prima della randomizzazione. Scusate, ho avuto un attimo di defiance. E ovviamente non dovevano aver ricevuto trasfusioni nelle 8 settimane prima della randomizzazione. Questo per non falsare gli esami di laboratorio di cui sopra, di cui parlavamo prima. Al fine di essere inclusi in maniera corretta all'interno dello studio e essere poi randomizzati. Per quanto riguarda gli outcome in esame, questi sono un po' particolari, meritano secondo me di essere sottolineati. Allora, il primary safety endpoint, quindi l'endpoint primario di sicurezza, era una time to event analysis del MACE, però non era il MACE classico, ma un MACE che è stato ricreato arbitrariamente per lo studio, che comprendeva morte da ogni causa, al posto della morte cardiovascolare, infarto miocardico non fatale e stroke non fatale. Possiamo vedere che invece nei secondary safety endpoints, uno dei time to event analysis era del classic MACE, quindi con mortalità cardiovascolare, infarto miocardico non fatale e stroke non fatale. C'è poi un ISI time to event di un expanded MACE, quindi di un MACE espanso, che comprendeva, oltre alla mortalità da ogni causa, l'infarto miocardico non fatale e lo stroke non fatale, anche gli episodi tromboembolici, esclusi quelli relativi a eventuali fistole arteriovenose o graft, e le ospedalizzazioni per insufficienza cardiaca, quindi per scompenso cardiaco. Per quanto riguarda i primary efficacy endpoint, anche questi sono un po' particolari. C'era un cambio si bisognava valutare il cambio dell'emoglobina media rispetto al baseline nella settimana tra la 24esima e la 36esima. Questo era il primary efficacy endpoint. E il secondary efficacy endpoint invece era il cambio medio dell'emoglobina rispetto al baseline nelle settimane tra la 40 e la 52. Queste sono le caratteristiche baseline dei pazienti, che come vediamo sono divisi in questi quattro gruppi, quindi pazienti non trattati precedentemente con
pugliese e pazienti precedentemente trattati invece con l'eritropoietina, divisi tra valadustat e darbepoietina. Come possiamo vedere, i gruppi matchano abbastanza bene per quanto riguarda le caratteristiche baseline. Un dato curioso, a mio modo di vedere, è il fatto che nei pazienti che erano già in trattamento con l'eritropoietina, solo il 50% circa era in trattamento con supplementazione di ferro. Mi sarei aspettato, diciamo, delle percentuali più alte. Per quanto riguarda i safety endpoints, vediamo il MACE, quindi quello che abbiamo definito prima. È utile qui ricordare che questo è uno studio di non inferiorità. Il margine di non inferiorità in questo caso era stato definito con un hazard ratio tra 1 e 1,25. Cosa vuol dire? Che gli intervalli di confidenza, che l'hazard ratio, a prescindere dal valore che avesse avuto, doveva avere degli intervalli di confidenza compresi tra meno 1 e 1,25. Come possiamo vedere in questo caso, il MACE, in questo caso nel MACE, abbiamo un hazard ratio di 1,17 e questo fino a questo momento può essere accettabile perché è al di sotto di 1,25. Ma gli intervalli di confidenza sono maggiori di 1,01, maggiori di 1, scusate, e 1,36, quindi maggiori di 1 e maggiori di 1,25. Questo significa che l'intervallo non rientra all'interno dei margini definiti di non inferiorità e per questo motivo non viene raggiunta la non inferiorità. Per quanto riguarda l'expanded MACE, il discorso è lo stesso, si applica lo stesso identico discorso. Vediamo come l'upper bound è superiore a 1,25. Per quanto riguarda la mortalità da causa cardiovascolare, stesso identico discorso, nonostante l'hazard ratio sia 1,01, e lo stesso si può dire di morte da ogni causa. Diciamo, sostanzialmente, per quanto riguarda i safety endpoints, non vengono raggiunti i margini di non inferiorità che erano stati definiti nel protocollo di studio. Un'ulteriore sottoanalisi che è stata fatta, proprio in virtù di quanto dicevamo, nel confronto USA non USA, cioè del target di emoglobina inferiore nei pazienti USA, riguarda il confronto tra US population e non US population. Vediamo come l'hazard ratio è nettamente inferiore nella US population rispetto alla non US population. Questo cosa significa? Gli autori interpretano questi dati dicendo che a loro modo di vedere il target terapeutico più basso applicato nei pazienti americani potrebbe essere protettivo rispetto a quello più elevato utilizzato nei paesi, negli altri paesi. E questo, secondo me, può essere un interessante argomento di discussione poi per la discussione finale. Lo stesso discorso del MACE si applica all'expanded MACE, vediamo 1,02 di hazard ratio nella popolazione US con una netta non inferiorità, e invece un expanded MACE nella popolazione non US di 1,24. Scusa Gianmarco, puoi tornare indietro? Comunque, per quanto riguarda i MACE nella popolazione non americana, a me sembra piuttosto impressionante. Intanto si vede la curva che si apre, poi vabbè, nei mesi più avanzati si richiude. Però lì parliamo, se ho interpretato bene, di un aumento del 30% del rischio di Esattamente. morte o eventuali eventi cardiovascolari rispetto alla darbepoietina, con un intervallo di confidenza il cui limite inferiore è 1,05, quindi chiaramente al di sopra dell'1. Quindi Assolutamente. c'è una significatività statistica di un aumento della mortalità, Sì. Infatti corretto? questo è uno dei punti su cui hanno insistito maggiormente gli autori, perché questa è una mia interpretazione, non avendo raggiunto la non inferiorità nella popolazione generale, questa sottoanalisi è stato quello su cui si sono appoggiati per definire la safety, nel senso che quello che sostengono nella discussione finale è probabilmente il problema è il target. Nel senso che se noi indichiamo un target più basso, il vadadustat è sicuro tanto quanto la darbepoietina. Questo Sì, è però il. io sinceramente preferisco usare un prodotto ben validato e che probabilmente costerà anche meno, che anche se vado su un pochettino sopra target, mi dà meno problemi, ecco. Questo è esattamente quello che avrei commentato io nella discussione finale, nel senso che adesso, vabbè, una volta che abbiamo iniziato il discorso, direi di continuarlo. Nel senso che, allora, prima di tutto, secondo me, usare un disegno di non inferiorità per definire la safety è una cosa un po' azzardata. Nel senso che io, prima di paragonare un farmaco a un altro, mi aspetto che o sia enormemente più efficace, o se non altro sia più sicuro. Considerato che gli studi precedenti che erano stati fatti Scusami,
Scusa Iniziavano. se ti interrompo Gianmarco, però nessuno poteva pensare che questo prodotto fosse superiore, quindi il No, 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 assolutamente discorso no. è se non è inferiore ha un vantaggio rispetto alle Certo. modalità di somministrazione, quindi Certo, però io ci mi può anche dicevo. stare il disegno di non inferiorità, Ma. forse però ci voleva una numerosità più grande, perché Però di solito. il discorso è che magari il disegno di un'inferiorità sull'efficacia si poteva accettare, sulla safety 1,25 di hazard ratio, comunque sia stiamo parlando di un 25% in più di eventi cardiovascolari. Assolutamente. Va Nel bene, senso, scusa l'interruzione. no, secondo me è il punto cruciale della discussione questo, nel senso che è il punto più interessante dell'articolo, secondo me, poi dopo lo approfondiamo meglio sicuramente. Parliamo prima dell'efficacia e poi ci torniamo sicuramente. Per quanto riguarda l'efficacia, appunto, no, il primary efficacy endpoint, ricordiamo, era nelle settimane dalla 24 alla 36, dove vediamo che i dati sono del tutto sovrapponibili, così pure il secondary efficacy endpoint, che era nelle settimane dalla 40 alla 52, dove i dati sono del tutto sovrapponibili, e questo è applicabile a entrambi i gruppi, cioè sia i pazienti che non erano prima trattati con l'ESA che quelli che sono stati trattati per la prima volta che erano già in trattamento con ESA. È interessante notare come le curve si separino all'inizio in entrambi i grafici. Questo probabilmente è legato al fatto che nei pazienti che non erano, che erano già prima in trattamento con ESA, il protocollo di studio prevedeva comunque di iniziare con 300 mg di vadadustat, magari i pazienti che erano in terapia con ESA ad alte dosi sono passati invece a una posologia ridotta di vadadustat, e quindi la crescita del valore di emoglobina è stata inferiore rispetto a quelli trattati con la darbepoietina. Questo è un po' meno evidente, infatti, nei pazienti che erano untreated precedentemente, ma comunque sia il discorso è lo stesso. Questa è una possibile spiegazione, ed è la spiegazione che danno gli autori. Un'altra possibile spiegazione è banalmente che il vadadustat, agendo in maniera forse, agendo un po' più a monte rispetto agli ESAS, abbia un tempo di risposta leggermente più lungo rispetto agli stessi. Quindi, quali sono i punti chiave di questo discorso? Vadadustat ha dimostrato di essere efficace nell'aumentare i valori di emoglobina nei pazienti non in dialisi, e lo ha dimostrato anche nei pazienti in dialisi. Infatti, noi non abbiamo analizzato l'altro studio, lo studio Gemello, ma i risultati sono sovrapponibili per quanto riguarda l'efficacia. Consideriamo che le procedure del trial erano le stesse anche nello studio nei pazienti in dialisi, e anche lì. Valutando il primary e il secondary efficacy endpoint, vadadustat era non inferiore rispetto alla darbepoietina. Per quanto riguarda invece il profilo di sicurezza cardiovascolare, nei pazienti non in dialisi con insufficienza renale non è stato raggiunto l'obiettivo della non inferiorità, cosa che invece viene raggiunta nello studio nei pazienti in dialisi, e anche questo è stato motivo di discussione poi all'interno del paper, nel senso che lo stesso si era osservato con altri studi fatti precedentemente con altri farmaci per il trattamento dell'anemia e dell'insufficienza renale, ossia che il profilo di sicurezza anche degli ESAS sembra essere maggiore nei pazienti della popolazione dialitica rispetto alla popolazione non in dialisi. Questo è il dato dei riguardante la popolazione US verso non US, è stata una delle ragioni per cui gli autori sostengono che utilizzare l'eritropoietina, così come il vadadustat nella popolazione non in dialisi, dovrebbe essere fatto con cautela, puntando il più possibile verso target terapeutici non troppo elevati, in modo da migliorare il profilo di safety. Questo abbiamo già detto, della differenza del target dell'emoglobina. E questa è la questione relativa alla non inferiorità, nel senso, un argomento di discussione interessante, di cui vorrei la vostra opinione, riguarda appunto il disegno di non inferiorità, cioè se voi per valutare la safety di un farmaco aveste usato questo tipo di disegno, se aveste preferito uno studio di superiorità, uno studio di equivalenza, sappiamo che non vengono fatti quasi mai, però comunque sia è una possibilità. Niente, vorrei avere una vostra opinione in merito. Io non vedo se qualcuno sta. Ok,
Ok, sì, la presentazione era finita. Vi ringrazio dell'ascolto. Interrompo la condivisione così posso vedere. Ok. Non so, Manu, tu hai qualcosa da dire sulla... Ah, già, Marco, guarda, io dal mio punto di vista, secondo me, lo studio di non inferiorità era, come già diceva anche il prof, era l'unico che si potesse fare in questo contesto, perché di fatto nessuno si aspettava una superiorità rispetto agli ESA, di fatto. È molto strano, molto interessante anche da un certo punto di vista che c'è questa inferiorità evidente, manifesta rispetto agli eventi cardiovascolari, a questo outcome che, come dicevi tu giustamente, coinvolge la mortalità da ogni causa. Quindi, però, tutto sommato, anche vedendo poi l'estrapolazione sulla mortalità cardiovascolare, sembra fondamentalmente controverso. Sì, ecco, io, bravo, è un giusto appunto questo, io non ho fatto vedere perché nei supplementari c'è l'analisi del classic MACE, quindi con la mortalità cardiovascolare al posto della mortalità da ogni causa, che comunque il hazard ratio è 1,15, se non sbaglio, con gli stessi intervalli di confidenza, quindi non cambia granché. Esatto, e essendo comunque uno studio di inferiorità basato su appunto l'upper bound non inferiority margin, quindi sostanzialmente il maggiore dell'intervallo di confidenza al 95%, quando tu poi fai l'analisi di sottogruppo, ovviamente il potere si riduce, Sì, gli certo. intervalli si allargano, quindi puoi trovare delle differenze sui sottogruppi, credo sarebbe stato impossibile in questo senso. Mi chiedo a questo punto qual è forse il take home message. Io dal punto di vista della pratica clinica credo che a questo punto la vecchia scuola, perlomeno per ora con questi dati, non si possa cambiare, perlomeno nei pazienti non in dialisi. Nei pazienti in dialisi, come dicevi anche tu, è un'altra storia, il trial di non inferiorità viene confermato, ma qual è il vantaggio a questo punto in E pazienti questo è che il hanno già problema. una polypill pharmacy e hanno già una serie di problemi quando vengono Esatto. già tre volte a settimana in dialisi, e a quel punto fare l'ESA a quel punto è più È comodo, molto più meno facile. burdensome per il paziente, più semplice e più controllabile, non hai il problema della compliance. Quindi onestamente non so se questi farmaci avranno questa importanza in generale nella pratica clinica. Dovremo vedere adesso cosa verrà fuori con GSK, come dicevi tu, però appunto per ora è ancora molto fumoso. Diciamo Io che è disappointing questo sì, è studio. molto deludente, è stato molto deludente, se devo dire la verità, nel senso che alla fine la popolazione a cui si rivolge maggiormente, secondo me, è la popolazione non in dialisi, perché come dicevi giustamente tu, Esatto. per quanto riguarda gli emodializzati, la cosa più ovvia è continuare a utilizzare gli ESA, salvo controindicazioni. Magari la popolazione dei pazienti in dialisi peritoneale potrebbe essere un target, ma sappiamo bene che comunque sia una percentuale di pazienti molto bassa tra i pazienti in terapia sostitutiva. Vedere dei dati di safety Non simili solo, ma non erano invoglia. anche poco rappresentati Erano comunque, nel pochissimi, senso che se, pochissimi. cioè c'erano, perché c'erano anche nel Erano secondo 180, se non trial sbaglio. accompagnato, esatto, ma rispetto erano più dell'80%, erano 80-90% erano emodializzati, quindi Sì. Certo. anche lì poi c'è una questione di rappresentatività dello studio. Sì. No, ma infatti quello che credo è che con questi dati di safety il rischio che vada ad usare è lo stesso di Roxadustat. Io ho visto che è stato respinto 13 contro 1, Roxadustat, quindi proprio senza nessuna possibilità di essere approvato. Dubito che vada Eppure, Dustat. eppure in questi periodi, guarda, c'è stata anche tutta la questione su quel nuovo monoclonale sull'Alzheimer che è stato approvato, Sì. nonostante. Quindi, guarda, su quello ormai non credo finché non vedo. Però Sì, sì, è cioè, vero, è vero. obiettivamente. Però non so, prof, lei cosa ne dice? Quali sono le probabilità di vedere queste molecole a breve No, io credo che siano molto basse perché l'aspetto anche del costo economico del farmaco non è stato neanche sfiorato, ma come tutti i nuovi farmaci, il costo non potrà che essere elevato, non certo un costo competitivo rispetto alle terapie già disponibili, addirittura fuori brevetto. Quindi non credo che ci sia un futuro favorevole per queste molecole, però bisogna vedere anche se ulteriori studi, magari con dei target diversi, non si può mai sapere, ecco, quello che succede. L'importante è, credo, che questi dati che ci hai fatto vedere di questi lavori ci insegnano ancora una volta come è importante farli gli studi e vedere che cosa viene fuori, perché se
riparliamo di 2 minuti delle glifozine. Io vi devo dire che quando ho visto i primi studi sperimentali sulle glifozine, mi sembrava una roba assurda. L'idea di utilizzare per la terapia del diabete un farmaco che inducesse glicosuria, perché c'era questa convinzione che la glicosuria si associasse a un aumento delle infezioni del tratto urinario, e quindi io mi aspettavo di vedere più danni che vantaggi da un farmaco di quel tipo, che era assolutamente controfisiologico, no? Quindi induci quello che generalmente vuoi evitare in un paziente diabetico. E invece, come ben sapete, poi gli studi hanno dimostrato degli enormi vantaggi su altri fronti, e in fondo il problema delle infezioni, che sono infezioni micotiche, è facilmente controllabile. Quindi lo si può sapere solo a posteriori, nella fase di sviluppo di un prodotto, perché uno può dire, vabbè, queste glifozine non mi sembra che abbiano, con tutti i farmaci che abbiamo per il diabete, che cosa andiamo a cercarcene uno nuovo? Invece chi ha, diciamo, scommesso, tra virgolette, in senso buono, da un punto di vista scientifico, su quelle molecole, ci ha visto giusto, insomma. Mentre invece io, che avevo dato così un giudizio così clinico non favorevole, nella mia testa avevo torto al 100%. Quindi è solo dopo che uno guarda i dati che poi può trarre delle conclusioni. In questo caso, purtroppo, nonostante i grandi sforzi che sono stati fatti, le prospettive non sono buone. Volevo anche raccontarvi di un'altra cosa, tantissimi anni fa, che di fatto in qualche modo adesso a posteriori ho capito che cos'era successo, che anticipava questo meccanismo di come modulare i livelli di emoglobina lavorando sull'HIF. Ed era una paziente che faceva dialisi al San Paolo tanto tempo fa, con malattia policistica, che aveva dei reni enormi, doveva fare il trapianto, e quindi ci avevano indicato la nefrectomia bilaterale preventiva come necessaria per l'emissione in lista. E quindi lei fece la nefrectomia bilaterale, e quello che ci si aspetta quando i reni vengono tolti è che l'anemia peggiore marcatamente, perché ovviamente, soprattutto in un policistico, la produzione residua di eritropoetina crolla a zero. E invece questa paziente era diventata molto ipotesa, quindi aveva avuto un problema di ipotensione marcata legata alla nefrectomia bilaterale, ma l'emoglobina non era scesa particolarmente, viaggiava senza la necessità di fare trattamenti intorno a 12 di emoglobina. Ed era un vero mistero per noi, perché non si capiva perché. Avevamo anche cercato di pubblicarlo con l'ipotesi che appunto ci fosse un problema in qualche modo di ischemia indotta a livello epatico, e che il fegato, perché c'erano dei report di produzione epatica dell'eritropoietina, e che il fegato potesse magari in qualche modo sostenere una genesi di eritrociti. Invece probabilmente questa ipotensione determinava uno stato di ipossia in qualche modo, e faceva quello che sta facendo questo farmaco. Ecco, questo era. Adesso abbiamo capito, ho capito a distanza di tanti anni, che cos'era successo. Puoi rimandare il case report? Sì, l'avevamo fatto, ma non era stato accettato perché era troppo ipotetico, no? Era un'osservazione anomala, ma non c'era un razionale forte, quindi ci avevano detto di no, insomma. Sì, a proposito del discorso che ha fatto, però secondo me la cosa più deludente di questi farmaci è proprio il fatto che, intuitivamente parlando, sembrano perfetti, nel senso che, come diceva giustamente lei sugli SGLT2 inibitori, non si capiva bene quale potesse essere il vantaggio di usare un farmaco del genere, vista la glicosuria, il rischio di infezioni, eccetera, eccetera. Qui, vedendo il pathway della proline idrossilasi e dell'HIF, uno dice abbiamo trovato la soluzione a tutto. Basta bloccare quello, è ovvio che funzionerà benissimo. Però non si poteva prevedere, per esempio, un outcome cardiovascolare di questo tipo, non si poteva prevedere. Infatti, dal punto di vista dell'efficacia, funzionano benissimo. Però, come sempre, fin quando non si fa un trial randomizzato controllato con un numero di pazienti sufficiente, non si è in grado di definirlo il farmaco a tutto tondo. Quindi è proprio così. Ricordo anche, adesso purtroppo non ricordo quale fosse esattamente il farmaco, ma
era uno studio su un farmaco antitumorale molto efficace, che negli studi preliminari aveva determinato un vantaggio rispetto ai farmaco di riferimento. E poi invece, quando hanno fatto lo studio in fase 3 in real life, alla fine c'era un dropout di pazienti elevato per gli effetti collaterali e la mortalità era superiore nei pazienti con il farmaco più efficace, perché il farmaco non veniva assunto dopo un po'. Quindi effettivamente l'efficacia è uno degli elementi che viene considerato, poi bisogna vedere il resto. Quello è importante, utilizzare gli outcome più rilevanti e non solo, diciamo, outcome surrogati o anche outcome importanti come possono essere quelli della risposta al trattamento quando fai il per protocol, quindi è un po' complicato. Sì, diciamo che le due cose fondamentali rimangono fare lo studio e farlo nel modo appropriato, disegnarlo nel modo appropriato, e anche quello potrebbe influire poi sui risultati. Per quanto riguarda lo studio dei pazienti in dialisi, invece il vadadustat ha un buon profilo di sicurezza, ha avuto una buona efficacia. Secondo voi esiste la possibilità che venga approvato solo nella popolazione in dialisi? Ho visto che, come diceva giustamente Manuel, non ha un grande senso nella popolazione in dialisi, non verrà approvato. Quale può essere il destino per i pazienti in dialisi? Ma io vi dirò che nei pazienti in dialisi è anche il gruppo di pazienti in cui ha trovato la prima applicazione consistente l'eritropoietina biosimilare, perché di fatto rispetto alla darbepoietina, anche se si somministra 3 volte alla settimana invece che una volta alla settimana, ogni volta al 15 giorni, questo lo fa l'infermiera durante il trattamento dialitico, quindi il vantaggio economico era troppo schiacciante e le prime evidenze di, diciamo, adeguata sicurezza sono emerse proprio nella forma, diciamo, nella popolazione dialitica. Quindi ci sono dati molto solidi sull'utilizzo della darbepoetina, dell'eritropoetina alfa, dell'eritropoetina beta nelle varie, diciamo, declinazioni, compresa la dialisi peritoneale, dove il mircera somministrato una volta al mese, puoi darlo anche se proprio il paziente non è in grado di farsi una iniezione sottocutanea da solo, puoi darlo anche in occasione della visita periodica. Quindi io sinceramente sui dializzati credo che lo spazio sia molto poco, al di là del problema del profilo di sicurezza. Sì, riguarda più l'aderenza terapeutica e la comodità anche, nel senso che effettivamente in pazienti in emodialisi non avrebbe nessun senso aggiungere un altro farmaco per bocca a delle terapie infinite. Anche esatto. Dal punto di vista della patient perspective non avrebbe nessun senso. Quindi insomma siamo in un vicolo cieco per quanto riguarda gli stabilizzatori HF fino a nuovi studi. Adesso vedremo da Prodostat, però onestamente dopo questi due, cioè dopo Roxadustat e Vadadustat, dubito che il daprodustat possa dare un profilo di sicurezza migliore, nel senso che sembra più un effetto di classe che non della singola molecola. Vedremo, dobbiamo aspettare i dati. Aspettiamo, anche perché a volte i farmaci nella stessa classe sono un po' diversi. Sì, sì, infatti. Mi viene in mente apixaban rispetto agli altri inibitori anticoagulanti diretti, quindi che ha una farmacocinetica diversa, anche una però sicuramente non sono tutti uguali a volte. Sì, 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 infatti. Vediamo i dati e poi aspetteremo da Prodostat per sapere. Nel frattempo è utile sottolineare che ci sono paesi in cui invece i farmaci sono già stati approvati, nel senso che Roxadustat e da Prodostat sono già stati approvati in diversi paesi, tra cui, se non sbaglio, Giappone, Cina, non ricordo altri, se devo dire la verità. Io vi devo dire che in una situazione come questa, dove c'è qualche dubbio, applicherei quello che una volta mi aveva detto un mio maestro, diciamo, un medico anziano che ho conosciuto, che diceva: quando c'è un farmaco nuovo io aspetto sempre 6 mesi, 1 anno prima di iniziare, a meno che non ci sia un chiaro vantaggio, qualcosa che cambia radicalmente il modo di trattare il paziente, perché comunque gli effetti avversi negli studi di fase 3 non vengono completamente esplorati. E quindi
vedere che altri medici facciano un po' di esperienza mentre io attendo un pochino è più prudente. Questo era l'atteggiamento. È chiaro che se fanno tutti così non si va da nessuna parte, però per dire vado avanti gli altri e poi... Però effettivamente in questo caso specifico credo che io farei così. Prima di usarlo aspetterei un po' e vedere che cosa emerge da studi di fase 4 oppure dall'osservazione clinica. Sì, l'osservazione clinica, cioè l'esperienza clinica deve necessariamente esistere a completamento dello studio degli studi controllati, nel senso che poi magari i risultati nella pratica real life non sono così diversi rispetto all'utilizzo della coietina. Bisogna vedere sempre se vengono approvati prima di poterli utilizzare nella pratica real life. Adesso vi dico una cosa leggera, tanto per concludere, perché mi è venuta in mente, insomma, rispetto a questi eventi, è un po' la stessa cosa. Adesso non si viaggia più in aereo, per cui non succede più. Però, avendo io fatto tanti voli, mi è capitato più di una volta di dover assistere delle persone che sono state male durante il volo. Addirittura in un volo tre in un colpo. Ero l'unico medico a bordo, quindi si fa un volo che è transatlantico, era fra l'altro non proprio tranquillo. Allora, quello che succede adesso è che ovviamente è un obbligo per tutti noi assistere una persona che sta male, qui non è che si può far finta di niente. Però i voli sono spesso abbastanza, diciamo, affollati di medici. Quindi quando c'è l'annuncio, se c'è un medico, io aspetto qualche minuto, 2-3 minuti, e poi chiamo la hostess e dico, ma avete già trovato qualcuno oppure no? Ecco, quindi, perché è un po' la stessa cosa, ecco, come aspettare l'effetto dei farmaci, vedo se magari c'è qualcun altro che si è già attivato. Mi sembra un'ottima strategia. Tra l'altro, tenete conto che se siete su un volo americano, quindi siete in territorio americano, ci sono anche dei rischi medico-legali non indifferenti, perché nonostante si tenga conto del fatto che c'è un atteggiamento da buon samaritano nel medico che gratuitamente si offre di assistere un passeggero che sta male, se si sbaglia... le assicurazioni, cioè gli avvocati americani non perdonano. Anche se sei un samaritano ma hai fatto la manovra sbagliata, ti fanno una richiesta di risarcimento. Quindi bisogna essere attenti. Prendiamo nota e ci nascondiamo sui prossimi voli transatlantici. Se volete approfondire, c'è un bellissimo articolo che è uscito penso almeno 7-8 anni fa sul New England Journal of Medicine, su cosa fare, le principali emergenze da affrontare durante un volo. Era stato pubblicato su New England proprio perché è considerato un evento che può essere, insomma, anche molto impegnativo, e che bene che i medici che volano si conoscano. Perfetto, va bene, però. Quindi, caro Gianmarco, per... Sì, infatti mi ha messo un po' di ansia, se dire la verità. A cercartelo. Mi ha messo un po' di ansia adesso dopo questa. Durante il volo, ma mi nasconderò. D'altra parte, quando succede che tu curi una persona e questo si sente meglio, è molto, ti dà grande soddisfazione. Cioè, ci sono delle persone estremamente grate. E se posso darvi un consiglio, se vi serve un farmaco, fate fare un annuncio all'hostess, perché generalmente i passeggeri hanno sempre qualcosa di buono con loro, quindi, perché le cassette sono molto povere, però è incredibile quello che la gente si porta dietro, quindi di solito si trova abbastanza facilmente. Perfetto. Va bene. Prof, se è d'accordo facciamo una chiusura, allora. Allora oggi era l'ultimo episodio, quindi, di questa stagione, abbiamo detto. Ci salutiamo per un mese circa, ritorniamo agli inizi di settembre, la prima settimana di settembre ci sarà già un nuovo episodio del Journal Club. Nel frattempo continueremo a caricare sul nostro canale YouTube tutti i precedenti Journal Club che stiamo finendo di caricare settimana per settimana, in modo da non lasciarvi soli durante le ferie d'agosto. Continuate ovviamente a seguire la nostra pagina Facebook, dove continueremo a condividere articoli e quant'altro. Se avete suggerimenti, qualunque tipo di commento da fare, se volete proporvi, se qualunque cosa vi venga in mente, noi siamo sempre disponibili sia sulla chat di Facebook
che su Twitter che sulla nostra email, tanto tutti ce l'avete, siete tutti nella nostra mailing list, quindi quando, per qualunque cosa siamo a disposizione. Volevo ringraziare tutti i membri del social media team, quindi Manuel, Giulia, Francesca e Marianna, che per esserci supportati a vicenda in quest'anno, che è stato il primo del Journal Club, professor Gallieni ovviamente, che ha coordinato l'iniziativa, Carlo, che ho visto connesso prima, ma penso si sia dovuto disconnettere, che è stato di valido supporto. E niente, grazie a tutti e ci rivediamo quindi a settembre con tante novità.